Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato I problemi della Chiesa Apostolica nelle Epistole di Paolo. È lo studio numero 10, Il ritorno di Cristo, parte prima. Leggiamo il testo di riferimento, Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 4. Ora, fratelli, circa la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare da pretese ispirazioni, sia da discorsi sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Fratelli e sorelle, questo è un celebre testo dell'Apostolo Paolo che meriterebbe ben altro tempo che quello a nostra disposizione, ma noi ci soffermeremo soprattutto sui primi tre versetti. L'Apostolo qui ammonisce i credenti di Tessalonica a fare attenzione, pensando che il ritorno di Cristo fosse una cosa imminente. La mia traduzione dice qui, alla fine del versetto 2, come se il giorno del Signore fosse già presente. Luzzi traduce fosse imminente, che mi sembra renda meglio l'idea. Allora, la domanda che uno può porsi è questa: come è possibile che il ritorno di Cristo sia un problema per la Chiesa? Perché noi stiamo esaminando i problemi della Chiesa apostolica nelle Epistole di Paolo. Può diventare un problema se il ritorno di Cristo viene impostato male. Tutto dipende da come noi consideriamo la beata speranza. Due sono le posizioni estremiste: quella che non si occupa del ritorno di Cristo e che fa dire al servitore infedele il mio Signore tarda a venire, e per contro quella allarmista che ne fa motivo di disturbo per la Chiesa. A Tessalonica prevaleva la seconda di queste posizioni estremiste. Vediamo un po' il problema da vicino. La Chiesa di Tessalonica era stata fondata dall'Apostolo Paolo in seguito al suo lavoro di testimonianza e aveva subito delle persecuzioni. L'Apostolo Paolo, quando arrivavano le persecuzioni, perché l'Apostolo Paolo predicava l'Evangelo integrale, e allora subito suscitava la reazione negativa degli ebrei presenti un po' dappertutto nel mondo antico, specialmente in una grande città come quella di Tessalonica. L'Apostolo invia la sua seconda epistola, come anche la prima, pochi mesi prima, nell'autunno del 51 d.C. Ecco, cerchiamo di inquadrare il fatto storico. Gerusalemme non era ancora stata distrutta, quindi Gerusalemme continuava con il Tempio, i sacrifici, eccetera. Era meta dei pellegrinaggi annuali, diversi pellegrinaggi,
in occasione della Pasqua, della Pentecoste, della festa dei tabernacoli, eccetera, da parte degli ebrei disseminato un po' in tutto l'impero romano. La Chiesa del primo secolo in generale aspettava per quel tempo il ritorno di Cristo. Lo aspettava per quel tempo. Perché? E infatti l'Apostolo Paolo, che parlava e scriveva del ritorno di Cristo, chiude la sua epistola ai Corinzi con le famose parole Maranatha, il Signore viene. Però c'erano degli elementi disturbatori, fanatici, che parlavano del ritorno di Cristo come di una cosa imminente. Si permettevano addirittura di fare circolare degli scritti che facevano passare per scritti dell'Apostolo Paolo, per avere più credibilità. Oppure si inventavano le cose da sole e l'Apostolo li riprende e dice: circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente. Quindi addirittura usava dei termini forti: che la vostra mente non sia sconvolta né turbare da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse imminente. No, dice l'Apostolo Paolo, il giorno del Signore non è imminente. E su che cosa basa questa sua affermazione categorica? E allora precisa, leggiamo i versetti 3 e 4 di Seconda Tessalonicesi 2, nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno, giorno del ritorno di Cristo, non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Attenzione, il ritorno di Cristo non può venire se prima non venga l'apostasia. Cosa vuol dire l'apostasia? Vuol dire l'allontanamento dalla fede, vuol dire indietreggiare dalla fede. Ecco, deve compiersi questo fatto tremendo, nefasto per la Chiesa, l'abbandono della fede. Il centro di questo abbandono della Chiesa è l'adorazione della creatura. Verrà un empio, un avversario, si proclamerà Dio e dirà: sono io Dio. Una cosa terribile, incomprensibile per quel tempo. Ma l'apostasia si sarebbe concretizzata proprio con l'istituzione a poco del papato, di cui già c'erano i primi segni, lo abbiamo visto, tra i falsi profeti di quel tempo. L'apostasia sarebbe stato il capolavoro satanico che avrebbe cambiato completamente la fisionomia della Chiesa. Ma nemmeno Paolo, pur essendo un uomo di Dio ispirato, poteva immaginare un ritorno di Cristo così lontano. E qui vorrei leggere una citazione molto importante di Ellen White, che parla di questo argomento e sulla quale citazione vorrei soffermarmi attirando la vostra attenzione. La speranza dell'uomo, pagina 479, 481 e 482. Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli si accostarono e gli chiesero: quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Nella sua risposta
Gesù non distinse la distruzione di Gerusalemme dal giorno del suo ritorno, ma intrecciò la descrizione di quei due eventi. Se avesse presentato ai discepoli il futuro così come si presentava al suo sguardo, essi non sarebbero stati in grado di sopportarne la rivelazione. Nella sua misericordia unì la descrizione di quei due grandi avvenimenti e lasciò ai discepoli il compito di approfondirne da soli il significato. Fra questi due eventi, cioè la distruzione di Gerusalemme e il suo ritorno, gli occhi di Gesù scorgevano secoli di oscurità, secoli in cui la sua Chiesa avrebbe versato sangue e lacrime di persecuzione. I discepoli non erano pronti a sopportare una simile visione e per questo motivo la indicò appena, disse: poiché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non vi è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Per più di 1000 anni si abbatté sui cristiani una persecuzione di una violenza mai sperimentata prima. Milioni e milioni di fedeli testimoni furono uccisi. Il popolo di Dio sarebbe stato completamente annientato se il Signore non fosse intervenuto per salvarlo. Ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora voi che conoscete le profezie mi direte: ma come mai non c'era scritto in Daniele capitolo 7, versetto 25, non si parlava di un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, non erano state profetizzate queste persecuzioni, queste prove che avrebbe operato il piccolo corno? Non lo so qual era la loro comprensione in quei momenti, la comprensione dell'apostolo Paolo, non lo so. Una cosa è certa, che era difficile in quel clima di attesa del ritorno di Cristo, che aveva detto: io ritornerò. Ricordatevi che Gerusalemme non era stata distrutta, esisteva ancora. E i discepoli avevano fatto quella domanda a Gesù: dicci, quando avverranno queste cose? Cioè, quali cose? Gesù aveva detto: le vedete questi edifici? Io vi dirò che qui non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. E allora questi bravi ebrei, perché erano ebrei, non potevano immaginare che il mondo dovesse andare avanti senza Gerusalemme, senza il Tempio. Se il Tempio veniva distrutto, doveva venire la fine del mondo. Ecco perché gli chiedono: dici, quando avverranno queste cose? La distruzione del Tempio. Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente o della fine del mondo? E allora Gesù traccia nel famoso discorso del capitolo 24 di Matteo, che poi sarà ripreso nel capitolo 21 di Luca, nel capitolo 13 di Marco, parla della distruzione di Gerusalemme e della distruzione del mondo. La distruzione della città di Gerusalemme è presa a simbolo della distruzione del mondo che verrà. Però dice qui la sorella White: siccome questi erano impreparati ad aspettare un tempo ancora così lungo
di migliaia di anni il ritorno di Cristo, Gesù, compassionevole, misericordioso, dice qualche cosa, ma non dice tutto, perché non erano pronti a ricevere questo messaggio. E come avrebbero potuto capire uno studio biblico sui 1260 giorni anni della persecuzione del piccolo corno? Come avrebbero capito le torture dell'Inquisizione, i milioni e milioni di fedeli che sarebbero stati uccisi, massacrati, solo perché non erano d'accordo con la Chiesa apostata? Non erano nelle condizioni di capire. L'Apostolo Paolo dice, guardate, pur non comprendendo completamente, probabilmente, ecco, noi possiamo dire, probabilmente, guardate che il ritorno di Cristo non verrà se prima non verrà l'apostasia e sarà manifestato l'anticristo. La parola anticristo è capita male, nel senso che si dice l'anticristo è contro Cristo. Però nel greco antico, anticristo, la parola anti, non significa contro soltanto, ma significa al posto di, significa vice. Quindi è l'anticristo colui che si mette come vice, come vicario di Cristo, proclamandosi lui Cristo. Ecco, il secondo significato sfugge alla maggioranza, ma non deve sfuggire a noi. E prima di commentare il testo del capitolo seguente, diciamo che purtroppo la Chiesa in generale e anche oggi, quando parla del ritorno di Cristo, si sofferma più sulla data del ritorno di Cristo che sulla preparazione per il ritorno di Cristo, sull'attesa vigilante, sull'evangelizzazione, sull'unità, sulla concordia. Almeno questo è sempre stato il problema e lo è anche oggi. Quante date sono state fissate per presunto ritorno di Cristo? Adesso voi penserete a William Miller, la data del 22 ottobre 1844, ma non era soltanto quella una data, però la data, diciamo, non era sbagliata, nel senso che Cristo non doveva tornare, ma era quello che era successo in quella data che non era stato capito. Allora, la gente si concentra sempre o quasi sulla data, ma sulla preparazione. Anche molti avventisti del settimo giorno fanno di queste cose. Leggiamo Seconda Tessalonicesi capitolo 3, versetto 6 e poi il versetto da 10 a 12. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto. Versetto 10. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni fra voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Questi elementi disturbatori che dicevano che il ritorno di Cristo è imminente, cosa facevano? Arrivavano a questa conclusione serafica: visto che la fine è vicina, non è necessario lavorare. Però siccome è necessario mangiare, non lavorando, cosa facevano? Mangiavano qualcun altro. E di qui, dice, si affaccendavano intorno a delle cose vane.
E l'Apostolo Paolo dice, no, ribadisce il principio che ognuno deve lavorare tranquillamente, e l'esempio che abbiamo dell'Apostolo Paolo, oltre che l'esempio di un predicatore, è l'esempio di un fabbricatore di tende. A un certo momento tornava al vecchio mestiere imparato nella sua patria, Tarso, ed era diventato un tessitore di tende. Tende non soltanto tende per andarci sotto, ma tende per le vele delle navi, che a quel tempo andavano a vela e non soltanto a remi. Ogni ragazzo ebreo doveva imparare un mestiere. Gesù stesso ha fatto il falegname per tanti anni nella casa paterna. Quindi dice, ma cosa vanno girando questi qua? Questi pelandroni, questi oziosi, ordiniamo che mangino quietamente il pane loro e non mangino il pane degli altri. Non so se voi ricorderete, ma io mi ricordo che si raccontava tanti anni fa, almeno una sessantina di anni fa, che c'erano dei fratelli e delle sorelle, tra cui dei predicatori, che non facevano studiare i loro figli dopo l'elementare, continuare gli studi, perché tanto il ritorno di Cristo era vicino, non c'era bisogno di continuare a studiare. Non vale la pena, tanto il Signore ritorna. Cosa dire di queste esagerazioni? È il modo giusto di comportarsi o facciamo anche noi come quelli di Tessalonica? La volta prossima invece prenderemo in considerazione quelli che dicono come il servitore infedele, il mio Signore tarda a venire. Per il momento parliamo di questi che dicono il Signore ritorna subito. E allora qui abbiamo i fanatismi, tipo il vestito bianco che uno si mette, che fa somigliare a degli sciamani, no? Allora si mettono lo zucchetto e poi si vestono come da persone che aspettano il ritorno del Signore. Dove ci sia scritto che bisogna vestirsi in quella maniera aspettando il ritorno del Signore, io non lo so, nella Bibbia non c'è scritto. Che i salvati saranno vestiti di bianco, quello è un altro discorso. Ma che noi dobbiamo confezionarci dei vestiti, non è quello il vestito di cui dobbiamo vestirci, è l'abito della giustizia di Cristo, è quello del carattere cristiano. Non metterci addosso degli addobbi lì che ci fanno somigliare a dei cardinali o a dei preti o dei popi ortodossi, eccetera. Non è questo. Il ritorno di Cristo è una cosa seria. E io mi ricordo ancora la frase che si diceva quando ero in seminario, parlando a questo proposito, si diceva vivere come se Gesù dovesse tornare questa sera e fare dei piani come se dovesse tornare fra 100 anni. Quindi il cristiano non è lì che in attesa del ritorno di Cristo non sa come ammazzare il tempo, si rigira i pollici. Questo è uno spostato, lasciatemelo dire. Non è una persona normale, mentalmente parlando, a parte il fatto che non ha voglia di lavorare. E questo è gravissimo. Il cristiano deve essere trovato operante. E l'Apostolo qui al capitolo 3, versetto 12, della seconda Tessalonicesi, dice ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quindi il lavoro è una benedizione, non una maledizione. Il lavoro onesto, il lavoro tranquillo, dice, mangino tranquillamente il pane loro e non vadano a mangiare a sbafo a casa di fratelli, eccetera eccetera. Sembra incredibile, ma di queste persone che si vestono di bianco o non si vestono di bianco ce ne sono ancora tante. Persone che fanno pettegolezzi, persone che si comportano in modo disordinato. Tutto dipende da come noi consideriamo la beata speranza. A Tessalonica c'erano questi problemi che hanno spinto l'Apostolo a scrivere un'epistola.
E adesso vorrei attirare la vostra attenzione per concludere su un testo di Matteo capitolo 24 già citato. Quale mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Elena White, commentando questo testo, dice che questo servitore fedele e prudente è il predicatore dell'Evangelo, che sia laico, che sia pastore, che sia pastore, che sia laico, che deve dare da mangiare ai domestici, deve spezzare la parola di Dio a quelli che gli sono stati affidati in attesa del ritorno del padrone. Quindi spezzare il pane della parola di Dio, nutrire la Chiesa, annunziare l'Evangelo, annunziare il ritorno del Signore, il ritorno del padrone, che è Gesù Cristo. Beato, beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Il ritorno del Signore dovrà trovarci occupati, sia a fare le nostre cose ordinarie ogni giorno, sia soprattutto a fare come servitore fedele e prudente che continua a predicare l'Evangelo, predicare il ritorno di Cristo, il ritorno del padrone, tranquillamente, senza agitazioni. Non come quell'altro, e qui introduciamo quello che diremo la volta prossima, Dio piacendo, ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Il Signore deve trovare ognuno di noi occupati. Voi non avete idea di quante telefonate io riceva di questo tenore. Fratello Visigalli, ha sentito, è successo questo, ha sentito, è successo quell'altro. Però la domanda che mi viene fatta non è tanto il mio parere sul fatto di cronaca che è successo. Mi dica: quando tornerà Gesù? Non è questo un segno dei tempi? E io dico, io credo che questo è uno dei tanti segni dei tempi che avvengono. Ma la persona insiste, sono avventisti, eh? Quando tornerà Gesù? Cosa ne pensa lei? Che Gesù tornerà presto. Ah, ma non soddisfa questa risposta, che non posso rispondere altro. Vogliono delle date, vogliono il sensazionale. Non c'è bisogno. Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Noi non abbiamo bisogno di fare domande sull'entità delle cose che accadono, sui tempi, le stagioni. Assomigliamo tanto ai discepoli di un tempo che, mentre Gesù stava per partire da loro per essere accolto in cielo, chiedevano: Signore, sarà in questo tempo che tu restituirai il regno a Israele? Conosciamo la risposta: non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni. Sono cose che riguardano il Padre. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Che ognuno pensi al ritorno del Signore, questo è positivo. Il Signore sa quello che deve fare, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare. E sì, qui ci viene detto: beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Che Dio ci aiuti e ci benedica, fratelli, e che quando ritornerà ci troverà così occupati, è la mia preghiera. Amen.